Saluto a tutti gli amici di AndroDiario, Adriano. Oggi siamo qui in compagnia dei cavetti USB 2.0 di casa Aoki. Devo dire che mi sto trovando veramente bene con questi cavetti e sto capendo la differenza che c'è fra i cavetti di alta qualità come questi e i cavetti che normalmente troviamo nelle bancarelle oppure magari nelle confezioni dei dispositivi dati in dotazione. Quindi andiamo a scoprire il perché di questa affermazione. Innanzitutto partiamo con la confezione. La confezione non è la classica confezione in cartoncino riciclato di Kasawi, ma è appunto una confezione che fa la sua figura, che è molto raffinata e pulita. Si presenta con questo bianco opaco di sfondo e con la stampa dei cavetti del logo e delle informazioni di materiale di stampa lucida. Quindi si rappresenta davvero in maniera molto raffinata. Sul bordo troveremo il colore, in quanti colori è disponibile il prodotto, e sul retro andremo a trovare tutte le informazioni del prodotto e i contatti per contattare l'azienda. Andiamo ad aprire la confezione. Si presenterà con questi tre scompartimenti, tra cui tre cavetti USB, noi ne andremo a prendere solo uno, e poi un gancio raccogli cavo. Eccolo qua. Mettiamo da parte per il momento la confezione. Partiamo da questo gancetto. Questo gancetto mi è risultato molto utile per raccogliere il filo, soprattutto quando sono in viaggio, in treno, magari quando lo devo trasportare nella tasca, perché non ingombra e fa stare il filo in maniera molto comoda e non prende quindi assai spazio. Quindi mi è risultato molto utile questo gancetto. Andiamo a parlare del prodotto principale, ovvero questo cavetto. Si presenta di materiale di plastica morbida e gommata, che appunto risulterà molto utile quando questa gomma molto, diciamo, malleabile, come possiamo dire, perché quando ad esempio si andranno a fare i nodi nel cavo, involontari naturalmente, questo materiale ci risulterà molto utile per snodarlo in tutta sicurezza e tranquillità. Una cosa che mi ha sorpreso è stata anche lo spessore del cavo, che si vede che è di ottimo materiale, quindi è un altro punto forte che ci fa capire la qualità del prodotto, lo spessore del cavo. E poi il materiale posto al di sotto dei connettori per evitare nel tempo di far uscire i fili quando andiamo a fare questo movimento, che solitamente quando carichiamo il nostro smartphone il filo sta piegato e quindi nel tempo magari può fuoriuscire il filo, e quindi per evitare una cosa del genere Aoki ha pensato di rafforzare il connettore con questo pezzo di plastica, diciamo questo pezzo di plastica gommata che rafforza il connettore. Bene. Il cavo è lungo 120 cm, scusatemi, e supporta la carica rapida e supporta anche la tecnologia iPower. Come vi spiegheremo in una prossima recensione, la tecnologia iPower è quella tecnologia che riesce a distinguere quale dispositivo ci andremo a collegare e quindi deciderà lui stesso quanta corrente giusta mandare a quel dispositivo per essere caricato nella maniera più normale, e poi riesce a supportare anche la trasmissione dei dati in maniera veloce. Sono riuscito a testarlo e a capire anche la sua qualità di costruzione grazie alla ricarica del mio Galaxy S6, che mi accorgo appunto che con il connettore del mio, eccolo qua, Galaxy S6, da qua potremo notare le differenze. Quando lo metto in carica rapida, il mio connettore Galaxy S6 surriscalda in maniera molto molto impressionante, cosa che non succede con questo cavetto Aoki. Questo sta appunto nella differenza tra lo spessore dei due cavetti, che potremo notare, che permettono di fare circolare la corrente in maniera più fluida possibile. Quindi questo, essendo più stretto il filo, naturalmente non circola nella stessa maniera come in quello dell'Aoki e quindi non surriscalda. Potremmo notare anche la differenza del materiale posto sotto il connettore, quindi potremmo accorgerci come Kasawi ha pensato a questo problema del piegamento del cavo. E quindi devo dire che con questi cavetti Aoki ha fatto centro sicuramente.
Devo dire che si trovano a un prezzo abbastanza stracciato su Amazon, ovvero soltanto 7 euro un pacco da 3, quindi veramente stracciato. Tre cavetti che possono essere utilizzati per smartphone, hard disk, fotocamere, videocamere, tutti insomma dispositivi che supportano la ricarica con USB 2.0. Quindi devo dire molto utili questi cavetti. Bene, per androidiare è tutto, Adriano.